Siamo tornati in diretta, buongiorno Verona Live, siamo in diretta sul canale 640 del Digitale, sulla nostra pagina Facebook. Io sono Giorgia Preti e qui con me c'è Roberto Purgato, presidente dell'Audace Calcio. Benvenuto. Buongiorno Giorgia, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora Roberto, oggi parliamo appunto dell'Audace Calcio e partirei subito in quinta con la storia, perché da quello che mi hai detto anche fuori camera pochi minuti fa è una storia lunghissima e molto molto bella. Sì, abbiamo 3-4 ore almeno per la premessa, immagino. Purtroppo no. Sì, perché gli appassionati di calcio che hanno qualche capello bianco in più di me sicuramente condivideranno quello che sto per raccontare. Una società che per 60 anni è stata la seconda forza calcistica di Verona e che ha avuto tra gli anni 30 e gli anni 50 ha giocato il campionato di Serie C quasi ininterrottamente. Poi c'è stata una parentesi fino agli anni 70 dove ha militato comunque nei campionati di Serie D e poi c'è stato l'apice, che direi che è stato il momento storico recente più importante, cioè con la vittoria del campionato nel 76-77 della Serie D. È tornata quindi in Serie C con una squadra che annovera grandi nomi come Puma Montagnoli, Gagliardoni, John Frinzi, il compianto Adriano Manservigi, Meroni, Riccardi in porta, insomma una squadra che è tornata a portare il nome nell'Audace nei campionati professionistici. E conta la matricola 3.900 che il nostro segretario attento e puntuale Renzo Cappelletti, che ha 35 anni che è con noi, mi dice sempre, usa sempre il condizionale, ma dovrebbe essere la più longeva del Veneto e addirittura tra le più longeve d'Italia. Però l'Audace conta giocatori che sono partiti dal settore giovanile o comunque hanno transitato nella società, almeno 50 che hanno fatto i professionisti e 6 dei quali hanno giocato nella nazionale maggiore tra gli anni 20 e gli anni 60, Aldo Olivieri, grande portiere, Attilio Giovannini, Osvaldo Fattori e il non ultimo, ma il più importante, anzi, Mario Corso, che qualsiasi appassionato di calcio se lo ricorda, a 16 anni venne ceduto alla grande Inter di Angelo Moratti e Elenio Herrera, ci rimase fino al 74 e vinse Scudetti e la Coppa dei Campioni. Però, insomma, diciamo sì, che veramente servirebbe, sul serio, servirebbero 3-4 ore per raccontare sì, forse tutta la storia. Purtroppo qua abbiamo solo qualche minuto, però insomma è stato già molto interessante quello che sei riuscito a dirci adesso in 3 minuti. Ecco, per quanto riguarda invece l'Audace di oggi, l'Audace contemporanea del 2021, come sta andando il campionato e come avete vissuto anche il periodo del Covid? Allora, intanto sì, mi riallaccio brevissimamente alla sua storia e quindi certo, lo dico sempre ai miei collaboratori, che ho un gruppo di collaboratori veramente validi, competenti e persone serie, soprattutto appassionate, e che dobbiamo essere orgogliosi di portare avanti il nome dell'Audace, soprattutto in un anno che l'anno prossimo sarà il 1922, l'anno del centenario, e quindi un anno importantissimo, e saremo i portabandiera e quindi dovremo onorare questa storia. E provare a onorarla significa mettere passione, impegno e provare anche a ripercorrerla con le difficoltà e le possibilità che abbiamo. Ecco, detto questo, il Covid ha purtroppo limitato le nostre attività, ma soprattutto è stata una violenza per i bambini che sono inconsapevoli e non potevano venire ad allenarsi, oppure sì, c'è stato un momento di transizione dove si allenavano ma si dovevano cambiare fuori dagli spogliatoi. È stato un momento veramente difficile e che ha tolto un po' di entusiasmo, però adesso dai, siamo ripartiti rispettando i canoni, i protocolli che ci ha imposto la federazione e stiamo andando avanti. Abbiamo ripristinato il settore giovanile, che quando siamo subentrati noi nel 2013 purtroppo era stato accantonato, e adesso contiamo circa 250 iscritti, abbiamo tutte le squadre iscritte in tutti i campionati giovanili e la prima squadra in promozione. Ah, insomma, comunque sono delle belle soddisfazioni, direi. Sì, direi di sì. È un impegno. Certo. Quando siamo partiti è stato
una decisione istintiva, ma le cose che appassionanti e le cose belle probabilmente devono andare così. Assolutamente sì. Ecco, obiettivi per questo campionato, quali sono? Ma l'obiettivo nostro è quello di fare un campionato tranquillo, anche se purtroppo adesso non è una posizione tranquilla la nostra, perché siamo terzultimi, ma abbiamo avuto una serie infinita di infortuni e comunque puntiamo a recuperare i giocatori e puntiamo a una salvezza, spero, tranquilla. E speriamo di sì, noi ve lo auguriamo. L'anno prossimo, dicevamo, centenario, quindi sarà una grande festa, sicuro. Beh, ci stiamo anche organizzando per organizzare un evento che, di una società che ha dato lustro allo sport e al calcio veronese, non solo nei confini regionali, ma anche, penso, in tutta l'Italia. Assolutamente sì. Beh, Roberto, io ti ringrazio per essere stato qui con me oggi ed è bello sentire questa passione, perché poi anche tu, giustamente, come mi dicevi anche fuori camera, hai giocato nell'Audace Calcio, così tuo padre, insomma, è una storia lunga. È vero. La mia famiglia è particolarmente legata a questa società, perché mio papà è nato in fianco all'impianto sportivo, ha giocato nelle giovanili, ha debuttato in Serie D, ha fatto vari campionati. Poi ha anche allenato sia nelle giovanili che una piccola frangente in Serie C. Io sono arrivato nel 92 da ragazzino, ho fatto il mio percorso da dilettanti e sono tornato nel 2012 e mi sono catapultato così dietro la scrivania a gestire la società nel 2013. Beh, una storia d'amore bella e lunga comunque, giusto? È vero. Bene, e allora Roberto, io ti ringrazio ancora e ti faccio veramente un grande in bocca al lupo a te e ovviamente a tutta la società. Grazie mille, grazie ancora per l'invito. Benissimo, adesso spazio alla musica, noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi e ci rivediamo allora lunedì prossimo. Grazie per averci seguito e un buon weekend.